abbiamo un'insalata di bulgur, seppia, sedano e avocado. Senti, ma iniziamo con i taglieri del tuo cooking book. Iniziamo con i taglieri del cooking book. Allora, ogni colore più o meno identifica l'uso. Io so che verde verdure, quindi vai tu. E mi prendo l'azzurro. Perfetto. Rubare con gli occhi e cercare poi di... Ma il mestiere del design poi alla fine è questo, nel senso che io dico sempre che il design deve guardare laddove gli altri non guardano. Molto carino. Da provare. Gamberoni, mango, rucola, semi di girasole. Poi solitamente uso macerare con l'aceto, non so se si fa. Ah, ok. Che... Ma guarda, in cucina secondo me alla fine è tutto lecito. Si fa quello che ti piace, no? E poi dobbiamo mettere i semi di girasole, che sono il più bellissimo guardaspezie. Scegli. Questo è meraviglioso. Ti piace? Sì. Molto, molto bello. Guarda, guarda che bei colori. Bellissimo. Azzurro e l'aciota. Ti piace? Molto. Bene. Bravo. Daniele, sei pronto per una nuova ricettina? Invece non ci serve. Devi essere preciso, cioè devi seguire alla lettera le indicazioni. Ed è lo stesso motivo per il quale mi non piace farlo. No, mentre la cucina è più estro, è più sperimentazione. Capisco, contorni, zatti di carbonara, sei da romano vorresti anche capire. Quindi sì, il piatto preferito? La carbonara. In assoluto? In assoluto. Il tuo? Direi la lasagna, che però non è un piatto da ristorazione. Cioè nel senso, credo che la vera lasagna sia quella fatta in casa. Quella della nonna, quella del pranzo della domenica. Sì, che deve essere fatta... Ci sono due cose che secondo me non sono ripetibili nei ristoranti. La lasagna e il tiramisù. No, poi a te lascio il compito di decorare con qualche altro. Metto un pochetto, poi... Ah, mettilo così intero a ciuffettini. Fame. Buon appetito. Buon appetito. Quindi facciamo l'insalata di carciofi crudi, sì, con calamaro, olive, mandorle, menta e succo di limone. Taglio sottile? Taglio molto sottile perché mangiamo crudi, quindi. Ah, crudi? Sì. Beh, ma se ti prepari, cioè alla fine se ti prepari l'insalata secondo me deve essere gustosa, però è semplice da preparare, no? Devi impiegare 3 ore per preparare l'insalata, a questo punto. Non ci resta che... mangiare. Tanto sono tutte insalate, sì, tutte light. Allora, continuate a seguirci sul nostro sito che è www.fratelliguzzini.com e su tutti i nostri social. E adesso noi direi che possiamo anche mangiare l'insalata che abbiamo preparato. Direi di sì. Va bene. Grazie. Ciao ciao.